La commedia all'italiana lo dice il nome stesso, come dire, dopo una stagione di drammi, quelli che furono prodotti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove i temi forti della storia avevano il sopravvento, il pubblico però voleva anche pensare a altre cose. E la commedia pian piano prende sempre più spazio. Perché all'italiana? Perché raccontava delle storie ancorate proprio alla cronaca, al paese, alla geografia dell'Italia, più di quello che succedeva in altri, poteva succedere in altri stati. Per qualcuno questo vuol dire che la commedia all'italiana è una specie di emanazione del neorealismo, un'emanazione, un neorealismo edulcorato, più allegro, più rosa, come ha detto qualcuno. Forse però c'è qualcosa di diverso, perché il nucleo vero della commedia all'italiana ormai ha dimenticato il rapporto col neorealismo e è diventato un modo di raccontare il paese con più attenzione, cercando di scoprire soprattutto i difetti, i limiti di questo paese, mettendo in evidenza i suoi falsi o veri miti. La commedia all'italiana è diventato il genere che ha imposto un modo nuovo di fare comicità e che è diventato, come dire, il modo da imitare o comunque da ammirare in tutto il mondo. Non a caso alcuni registi della commedia all'italiana, penso per esempio a Comencini o all'Attuada, sono stati più e forse prima apprezzati all'estero, in Francia per esempio, che in Italia. E non a caso Lina Wertmüller con i suoi film Travolti da un insolito destino, Pasqualino sette bellezze, è stata la seconda regista a ricevere un Oscar alla carriera. Come dire, anche all'estero hanno capito che la nostra commedia all'italiana era un modo assolutamente unico e straordinario per fare cinema e raccontare il nostro paese. La commedia all'italiana ha raccontato l'Italia, ha raccontato i difetti, ha raccontato la storia. Ci sono alcuni film, diciamo, che più di altri hanno saputo analizzare e raccontare cosa succedeva. Penso al Sorpasso per il boom, per esempio. Penso Nel nome del popolo italiano per l'inizio delle tensioni politiche degli anni di piombo in Italia, penso a Una vita difficile, penso Ci eravamo tanto amati, come modo per riassumere in qualche modo l'evoluzione o l'involuzione del paese. Non bastano per capire l'Italia, altrimenti si finisce a fare quello che hanno fatto negli anni 90, dove hanno scambiato i cinepanettoni per dei film che stigmatizzavano l'involuzione del paese. Abbiamo imparato a raccontare la storia del cinema attraverso i suoi grandi registi, i grandi autori e naturalmente le star, i grandi attori. Una storia del cinema attraverso chi sta dietro, diciamo, chi sta dietro la macchina da presa, tra chi fa veramente il film, gli artigiani che questa macchina fanno andare, beh, è ancora tutta da scrivere. Certo, alcune cose sono evidenti, per esempio che non esiste soltanto in Italia, non si può dividere, come spesso è stato fatto, un cinema di serie A, Antonioni, Fellini, Visconti, e un cinema di serie B, Totò, Macario, Fabrizi. No, perché proprio gli artigiani erano quelli che passavano da un film all'altro, le stesse persone passavano da un film all'altro e, come dire, trasportavano da una parte all'altra, non soltanto dall'alto in basso, diciamo, tra milioni di virgolette, ma anche dal basso in alto, l'esperienza e la loro sapienza. Basterebbe vedere per esempio le filmografie di alcuni dei grandi direttori della fotografia, che sono, diciamo, il braccio destro del regista, perché sono quelli che illuminano il set e inquadrano e trovano le esatte inquadrature per far esaltare il lavoro degli attori. Le troupe del cinema erano sempre quelle, chi lavorava dietro era sempre quello, sia che lavorassero per l'esigentissimo Visconti, sia che lavorassero per qualche,
come dire, regista di serie B che magari tirava via, era buona la prima. Era buona la prima perché questi avevano imparato dai grandi a fare dei film come si dovevano fare e a esaltare proprio la nostra capacità artigiana. I registi sono stati quelli che hanno guidato la grande stagione del cinema italiano e che gli artigiani sono quelli che hanno permesso a questi registi di prendere il comando e di portare avanti la macchina cinema. In mezzo chi c'erano? In mezzo c'erano gli attori. Gli attori del cinema italiano sono state le facce con cui il pubblico si è identificato immediatamente. Qualcuno è diventato, come dire, ha segnato proprio una vera stagione. Per esempio la commedia all'italiana non sarebbe stata la commedia all'italiana senza i quattro marescialli: Mastroianni, Sordi, Gassman e Tognazzi, e poi bisogna aggiungere anche almeno Manfredi e naturalmente la regina di questi campioni, e cioè Monica Vitti. Erano facce che sapevano, come dire, in cui gli italiani sapevano riconoscersi, perché ognuno aveva una qualità in più, aveva qualcosa. Mastroianni era un po' più bello, Gassman era un pochettino più altero e più signorile, Sordi era un pochettino più infingardo e via di questo tipo, e però tutti sapevano in qualche modo raccontarci un'Italia in cui avevamo voglia di rispecchiarci forse, ma sicuramente che faceva da specchio per i nostri sogni e le nostre ambizioni. Le persone che facevano quei film, tutte a qualsiasi livello, forse anche il produttore, come dire, facevano parte di un corpo unico, erano in qualche modo tutti amici, ci si trovava sempre tutte le sere da Otello alla Concordia oppure nella trattoria dei fratelli Menghi, anche perché in certi anni non sempre chi faceva cinema poteva permettersi di pagare fino in fondo i conti e i ristoranti, lasciava, come dire, si andava dal re della mezza porzione, come si racconta in C'eravamo tanto amati. Però, come dire, c'era uno spirito di gruppo di tutte queste persone. Ho dimenticato gli sceneggiatori, che naturalmente erano una presenza fondamentale. C'era uno spirito di gruppo per cui tutte queste persone finivano per, come dire, sentirsi parte della stessa cosa, si scambiavano le idee, si scambiavano progetti, i titoli di testa e di coda dei film italiani di allora. C'è una sfilza di persone che passano da un film all'altro, non c'era che uno lavorasse soltanto col proprio orticello, e secondo me questa era veramente, come dire, e poi dimenticavo, tutti vivevano nella realtà. Rossellini sosteneva di aver scritto la sceneggiatura di Roma città aperta sui biglietti del tram, esagerato naturalmente, però era un modo per dire, come dire, che lui il tram lo prendeva, cioè che viveva in mezzo alla gente, che capiva quello che voleva fare, cioè raccontavano vite che avevano sperimentato, provato, perché è dal rapporto con la realtà e dall'incontro tra tante persone di questo tipo che è nata la grande stagione della commedia all'italiana. Altrimenti non sarebbe nata, sarebbe morta subito e la gente non la ricorderebbe. La commedia all'italiana comincia grosso modo con un capolavoro che è I soliti ignoti e che sta in alto nel piacere personale, e finisce con Amici miei da una parte e Un borghese piccolo piccolo dall'altra. In mezzo una serie di capolavori assoluti. Penso che il film più bello della storia del cinema italiano sia Una vita difficile. Tutti a casa di Comencini. Comencini ha fatto tanti capolavori, alcuni anche molto cattivi, L'ingorgo per esempio, Lo scopone scientifico, film bellissimi naturalmente, però se devo dire quelli che sarei disposto a rivedere continuamente sono questi. E poi naturalmente c'è Monicelli. Monicelli ha fatto I soliti ignoti, ha fatto La grande guerra. Poi sono sicuro che appena smetto e esco dall'inquadratura me ne viene in mente un altro, perché sono talmente belli i film che non si possono dimenticare.
E infatti, qui stavo dimenticando, Lattuada, venga a prendere un caffè da noi con Tognazzi superlativo, è sicuramente una delle punte più alte della commedia all'italiana. Ecco, tutti i film che ho detto sono tutti film che hanno 4 stelle sul mio dizionario, tanto per ragionare con dei metri di paragone precisi, cioè sono tutti dei capolavori. Anche altri hanno 4 stelle della commedia all'italiana, dimenticavo i mostri, dimentico troppa roba oramai. È per quello che, come dire, ho fatto il dizionario, per ricordarmi la ricchezza che il cinema ha, della commedia all'italiana, ma non soltanto, del cinema italiano, ma non solo. Il dizionario è il mio, come dire, il mio aiuto, il bastone della mia vecchiaia cinematografica. E per quello ogni 2 anni cerco di rimetterlo a posto, di rinforzarlo, e quest'anno a novembre uscirà finalmente la nuova edizione, a 30 anni dalla prima. Devo dire che è un compleanno di cui sono piuttosto orgoglioso.